Io le offro l'ombrello in cambio di due battute, sono fechi. Possiamo magari fare un movimento. Morirete democristiani così. Se lo immaginava? Io, forse 2 anni fa non avrei immaginato che lo stesso Parlamento avrebbe eletto in modo così alto e trasparente un Presidente della Repubblica. Con qualche voto in più di quel che era nei calcoli, quindi anche qualcuno di Forza Italia alla fine nel segreto dell'urna quel nome l'ha messo. Il dato è che c'è stata una larga maggioranza e una bella pagina per il Parlamento, e siccome non avevamo vissuto la stessa cosa 2 anni fa e siccome però le persone in quell'area, i grandi direttori sono gli stessi di 2 anni fa, io credo che oggi sia veramente una giornata di gioia per l'Italia, non soltanto perché c'è un grande Presidente della Repubblica, ma anche perché l'Assemblea che rappresenta gli italiani ha dato segno di maturazione politica. Ecco, allora non si elesse grazie ai mal di pancia un Presidente, oggi lo si è eletto, ma i mal di pancia ci sono lo stesso. In casa NCD qualcosina, qualche turbolenza c'è, non ci crede? Non lo so. Che può mettere a rischio il governo, intendo dire. Non parlo mai di cose che non riguardano casa mia, non credo, perché insomma su questo Angelina Alfano e tutti gli esponenti di NCD sono stati chiari che non c'è alcun problema per il governo, ma comunque non parlo di cose che non riguardano casa mia. Il governo, lei c'è, quindi riguarda casa sua. Comunque grazie. Faccio lo sciaffer al ministro e così. Anche l'ombrello. Ah beh, allora mi ruba il mestiere.